Uno, due e tre. Numero perfetto oggi per la Roma, non certo per il Lecce, che insieme alla terza sconfitta consecutiva incassa un altro duro colpo alle speranze di modificare una classifica ormai troppo anemica. Un Lecce come al solito generoso ma poco concreto. La Roma invece, forse per i tacchetti ben registrati, o perché Eriksson ha visto proprio tutto giusto, non ha sbagliato nulla. Buona volontà senza decisione non paga, come dimostra in avvio il ritrovato Pasculli, mentre dall'altra parte subito Trilling. Ma prima Tovalieri si impappina come un principiante e perdona Pionetti, poi è cavallo matto Boniek ad arrivare a un quasi gol che Stefano Di Chiara trasforma in calcio d'angolo. In campo c'è un Bruno Conti superstar e si vede che anche quando entra in circolazione il nervosismo, da buon paciere, cerca di togliere dai guai proprio il suo ferreo controllore. Nella ripresa, anche se Natale è vicino, gli uomini di Eriksson decidono di smetterla coi regali e vanno al concreto. Per il primo gol ci si mettono in tre: Bruno Conti, Tovalieri e infine Bonetti, con la compiacenza della difesa salentina. La reazione del Lecce è tutta qua. Mentre Pasculli è messo a terra, Causio non infierisce più di tanto su Tancredi. Poi arriva il colpo del KO. Boniek, Tovalieri, Boniek. Una bella girata e gol. Causio, triste, scuote la testa. Fascetti s'arrabbia e Redini lo deve calmare. Mela chiede istruzioni e il meritato ristoro. Tolta questa punizione di Pasculli, non succede più niente, fino a quando almeno Tovalieri, stanco di servire su piatti d'argento i gol agli altri, decide di farne uno in proprio, approfittando di una distrazione di Enzo. Finisce così 3-0 e negli spogliatoi, muto Fascetti, sentiremo Stefano Di Chiara esibirsi in puro violese ed Eriksson giustificare gli avversari.